Dottor Bosio, buongiorno. Buongiorno a voi. Intanto benvenuto a Pistoia. Grazie. Lei e la sua banca, la banca di Cambiano. Ecco, ma che banca è questa banca di Cambiano? Ora, che banca è la banca di Cambiano? È una domanda abbastanza inquietante. La banca di Cambiano è la più antica banca di credito cooperativo operante in Italia. Quest'anno abbiamo festeggiato i 130 anni dalla nostra fondazione. È una banca realmente territoriale, opera in Toscana e agisce con 39 filiali che sono sostanzialmente in provincia di Firenze, una presenza in provincia di Siena, una presenza nel Pistoiese e appunto è quella che oggi ci vede a fare questa chiacchierata con voi. Quindi è una banca che ha una lunghissima tradizione e è una banca che ha sempre operato ricercando l'applicazione di criteri di vera imprenditorialità, applicati però con l'ottica della impresa cooperativa che appunto è la nostra forma societaria. Diciamo, la nostra tradizione è sempre stata e sarà sempre quella di essere banca nel territorio, nel senso di condividere la tradizione, la storia, le vicende, l'economia dei territori con i quali noi andiamo ad operare. E il territorio è quindi per noi l'elemento vitale per il quale agiamo e sul quale agiamo. La banca cresce se crescono i suoi clienti, se cresce lo sviluppo dei territori in cui siamo insediati. Diverso da altre politiche bancarie che pur definendosi banche sul territorio, agiscono sul territorio come elemento da cui attingono risorse e magari le vanno ad investire in altre zone dell'Italia, se non del mondo. La nostra vera qualità consiste nel reinvestire sui territori dove operiamo le risorse finanziarie che vengono raccolte in questi territori stessi. Ecco, avete aperto a Pistoia in un periodo di tagli, voi avete fatto delle assunzioni, se non sbaglio 8 dipendenti sono stati assunti nella vostra filiale di Pistoia. Al di là di questo, poi, lei parlava di territorialità. Io so che avete lanciato un'iniziativa, Pistoia è stata colpita come il resto della Toscana, da questo evento atmosferico, anche un'iniziativa di supporto per chi è stato danneggiato. Esatto, dunque la nostra presenza su Pistoia è una presenza che parte dal 1° gennaio di quest'anno e il nostro arrivo su Pistoia è stato in coincidenza con l'acquisizione di una precedente attività bancaria che veniva svolta in Pistoia. L'operazione è stata fatta in coerenza con una programma che Banca d'Italia ci sottopose e ci invitò a valutare, noi lo abbiamo fatto e siamo oggi presenti anche su Pistoia. Per noi è un motivo di soddisfazione e consideriamo il territorio pistoiese come un territorio facente parte della nostra tradizione a tutto tondo, per cui quella leale apertura al territorio che ha contraddistinto i nostri 130 anni di storia, noi intendiamo porla anche sul Pistoiese. E purtroppo è stato coincidente con il nostro avvio la vicenda del maltempo che ha pesantemente penalizzato l'economia della zona, i privati e arrecando danni rilevanti. Noi abbiamo inteso rispondere come abbiamo fatto in passato anche in altre zone, con uno stanziamento di fondi rilevante, abbiamo stabilito un plafond di 50 milioni di euro a condizioni straordinariamente agevolative, proprio per dare un segnale di concreta disponibilità e apertura. La nostra banca, che in tutti i territori dove opera è da tutti sentita come la loro banca, e la nostra aspettativa è che anche i pistoiesi la sentano la loro banca.
e la originalità del nostro intervento è stata non tanto il fornire prodotti preconfezionati, quanto il rendersi disponibile a valutare caso per caso per poter tarare il nostro intervento sulle effettive necessità che possono essere del privato, della famiglia, dell'imprenditore medio, piccolo o più grande. Quindi una dimostrazione di reale radicamento nel territorio. Bene, io la ringrazio direttore, mi auguro di sentirla presto per entrare nel dettaglio anche dei vostri prodotti bancari, così magari me li spiega, perché io non è che ci capisca tanto di affidamenti, fidi, di interesse e quant'altro, e la saluto, l'aspettiamo a Pistoia. Bene, a presto. Grazie.